Ehi, prendi quelle chiavi. Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente, siamo in mafia, siamo nel gioco mafia. Ok, sono sicuro di volerlo lasciare così. Vi lascio adesso il gioco, come vedete avete letto la introduzione, quindi... Cazzo, l'abbiamo sparato, ok. Prendiamo le chiavi che sono qui, adesso vi lascio il gioco ragazzi, ciao a tutti. Dobbiamo muoverci. Hai le chiavi, quindi guida. Forza, leviamoci dalle palle. Forza, Lincoln, stiamo sprecando tempo. Ci rimango ogni volta. Andiamo, forza, il tempo passa. Quanto te lo vuoi portare a spasso? Dobbiamo muoverci! Non cagherà per una settimana quel... Dobbiamo darci una mossa. Forza! Guida bene verso la città. Non vogliamo poliziotti attaccati al culo. Il mio vecchio voleva che lasciassimo viva una delle guardie per depistare i federali. Come dici tu, perché rischiare? E poi se c'è una cosa che ho imparato in Vietnam è che se qualcuno è disposto a cambiare fazione, probabilmente lo farà una seconda volta, mettendotelo nel culo. Dimmi un po', qual è la cosa più assurda che hai visto laggiù? Meglio se non lo sai. Senti, io sono un contribuente e ho il diritto di sapere come vengono spesi i miei soldi. Ah, Giorgi Marcano paga le tasse. Certo che sì, cazzo. È così che hanno beccato Al Capone. Non voglio finire al fresco per una stronzata simile. Allora, vuoi rispondermi o no? Eravamo sulla costa del Quang Nai a far evacuare i civili prima che arrivasse il nemico. Comunque, li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. Aveva un bambino sotto un braccio e sotto l'altro un maiale. Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice che può portare solo uno dei due. Quindi lancia il bambino in acqua. Il soldato si incazza. Dice a qualcuno di tuffarsi a prenderlo. Urla addosso alla donna, le chiede cosa cazzo le fosse saltato in mente. Sai cosa gli ha detto? Gli ha detto: posso sempre fare un altro bambino. Cristo santo! Sei tu che hai insistito. Credevo... mi avresti raccontato la storia di un tizio a cui era saltato in aria il cazzo o roba del genere. Porca puttana. Non era colpa sua. Non è come pensi. Le condizioni lì... Cristo, pensaci. Un giorno hai del bestiame, ti occupi del tuo riso e il giorno dopo è tutto raso al suolo dalle bombe. Se la metti al muro, la gente fa di tutto pur di sopravvivere. Spero almeno che quel maiale fosse ottimo. Thank you.
Le guardie probabilmente non... Se continui a investire gente, gli sbirri ci noteranno. Comunque, le guardie probabilmente non gradiranno vederti entrare così armato. Lascia tutto sotto il sedile. Vediamo se questi documenti falsi valgono qualcosa. Segnale per muoverci e quando dico qualcosa sul calmo. Tutto a posto. Si va. Mettete i documenti sul vetro. Siamo della squadra di incenerimento. Che cazzo ci fa questa merda qui? Azione positiva. Sai com'è. Questo paese sta finendo nel cesso. Puoi seguirmi. Tu invece vai e prendi quelle borse sul furgone. Portale all'inceneritore. Quanto avete addosso? $238,546. Piccolo taglio. La signorina Gale ti chiamerà in ufficio quando avremo fatto e ti confermerà la consegna. Grazie mille. Devi dichiarare quel fucile. Hai qualcosa addosso? Ancora in prova. Bene. Un problema in meno per me. Puoi riprendertelo quando esci. L'inceneritore è nel seminterrato, da questa parte. Non vi ho mai visti da queste parti. Sono stato in Georgia per un po'. Lui è appena uscito dal servizio. È più di un anno che mio cugino cerca di farsi prendere. È partito due volte con la Marina, ha le medaglie che gli escono dal culo e il governo gli ha risposto grazie, ma no, grazie. È la più grossa stronzata che abbia mai sentito. Che tristezza. Un bianco timorato di Dio non trova lavoro, mentre un negro che barcolla viene assunto al volo. Stavo pensando di smettere di bere. Per la quaresima. Sì, dovrebbe voler dire qualcosa, no? Essere un sacrificio vero. Secondo me a Gesù non interessa se bevi o non bevi. Basta che non fai lo stronzo e dovresti essere a posto. Spero che non vi stiate facendo le seghe a vicenda là dietro. Vaffanculo. E che cazzo? Non credevo aveste così tanto oro. Washington lo sposta in continuazione con la scusa della guerra. Oggi è qui, domani va a Dallas, poi torna indietro. Non capisco che senso abbia. Eccoci qua.